Questi sono tre tipologie di alimentatori o caricabatterie. Quando andremo a smontarne uno, bisognerà controllare innanzitutto che abbiano almeno una vite per lo smontaggio. Naturale che se troviamo questa vite ci faciliterà lo smontaggio per la separazione delle due unità. E questa potrebbe essere la soluzione più semplice, mentre la soluzione intermedia potrebbe essere questa, cioè le viti ci sono, però se fate bene attenzione, queste sono viti particolari per l'antimanomissione. Sono viti che si usano per la sicurezza, per evitare che qualcuno possa smontare l'alimentatore. Vengono impiegate anche altre tipologie di viti che sono praticamente a Y, ma in questo caso non sono altro che delle viti per cacciaviti a testa piana, ma che hanno centralmente un'unione in modo da poter separare il taglio. Se proviamo a mettere un cacciavite all'interno sarà impossibile poterla aprire. Allora, due sarebbero le soluzioni. Una, se trovate in questa condizione dove la vite praticamente è esterna, quindi si può quasi toccare, potete utilizzare una piccola tronchesina come questa, basterà introdurla dentro la vite e girare piano piano. Vedete, se riesco a farlo vedere dalla telecamera, la vite potrà girare e quindi potrà essere rimossa. Beh, questa è una procedura, diciamo, abbastanza noiosa e fastidiosa, perché dovete necessariamente utilizzare questa piccola pinzetta. Ma possiamo anche utilizzare un cacciavite di una serie non proprio di marca, chiaramente da battaglia. Vedete centralmente il taglio, basterebbe con un flessibile effettuare un taglio centralmente in modo da poter poi entrare col piatto dentro la vite e rimuoverla. Quindi mancherà l'ultima condizione, che è questa, che è veramente quella più invasiva. Perché? Perché ci sono due tipologie. Allora, qua non ci sono viti, quindi per rimuoverlo bisognerà effettuare una manovra abbastanza particolare. Dovete fare leva nell'unione delle due parti in modo da separarle, però dovete fare forza e fare attenzione, perché all'interno c'è un circuito elettronico, c'è l'alimentatore switching, e quindi dovete prestare attenzione a non danneggiarlo. Seconda cosa, se all'interno ci sono delle clips ed è messo a pressione, la procedura sarà molto più semplice, perché basterà individuare dove si trovano le clips e attraverso il cacciavite poi rimuovere. Ma in questo caso mi sa che è vulcanizzato, cioè la plastica all'interno è stata saldata, si vede anche da questa parte. Visto che siamo a conoscenza adesso di come bisogna operare per smontare uno di queste tipologie di alimentatori o caricabatterie, andiamo a vedere quello che mi è stato dato, che è questo qua. Mi hanno detto: guarda, purtroppo è successo questo, e vedete, i cavi praticamente hanno fatto una torsione e hanno creato un cortocircuito. Ora l'idea è quella di riportarlo come da origine, cioè non faremo assolutamente notare che è stata fatta una modifica. Ecco il bello di questa procedura: non verrà applicato nessuna guaina termorestringente oppure il bruttissimo nastro isolante come fanno in molti. È una tecnica abbastanza veloce, però non garantisce la tenuta nel tempo, perché la guaina comunque non c'è più. Noi andremo a riallocare la guaina all'interno facendo un'operazione molto particolare, ma dovete prestare molta attenzione per non rovinarlo. Ok? Allora, andiamo a smontare l'alimentatore. Allora, smontare questo alimentatore è veramente semplice. Andiamo a rimuovere la vite e poi andiamo a separare le due unità. Ecco fatto. Il nostro alimentatore è stato smontato. Questi due cavi rossi sono i cavi dell'alimentazione a 230 volt, mentre questi altri due, questo rosso e nero, sono l'alimentazione in uscita. Adesso la cosa che dobbiamo fare è tagliare i due cavi, lasciando un pezzettino di cavo connesso, in modo da poterci ricordare qual è il più e qual è il meno. È chiaro che basta girare la schedina e troverete riferimento più e meno, ma non è detto che in tutti gli alimentatori o caricabatterie ci sia scritto. Ora dobbiamo rimuovere la gomma con la guaina all'interno. Non è detto che la gomma venga via, perché è in qualche modo anche la gomma stessa vulcanizzata, cioè fa quasi parte integrante dello snodo di gomma. Allora cosa dobbiamo fare? Proviamo a rimuovere i cavi, i due cavettini all'interno, se vengono via. Guardate, perfetto. Adesso proviamo con una piccola pinzetta a vedere se riusciamo a rimuovere la gomma.
vedete, si è spezzata all'interno perché è come se fosse incollata. Adesso prendiamo il nostro simpaticissimo trapano e andiamo con uno step di punte dalla più piccola a più grande a rimuovere la guaina dentro e a ricreare il foro per l'inserimento della guaina. Io direi di partire con una punta del 2,5. Io utilizzo le mani per tenere ferma la gomma, ma sarebbe più opportuno utilizzare una pinza. Fate voi, fate molta attenzione a non farvi male, specialmente a non bucarvi le mani. Inversione del senso di rotazione. Adesso prendiamo una punta del 3,5. Andate molto lenti, non avete fretta. Giocate bene con la pressione. Ok, lentamente ritorniamo indietro. Ripassiamo più volte. Una volta che avete fatto, che siete passati con la punta, potete anche aumentare il numero di giri per una bella soffiata. Adesso facciamo la prova di inserimento. Tagliamone un pezzo e proviamo a farlo passare all'interno, naturalmente dalla parte contraria. Facciamo una torsione. Guardate che è passato. Adesso, con l'aiuto di una piccola pinzetta, proviamo a vedere se riusciamo a farlo passare dentro. Non vi preoccupate se la parte verrà sbeccata. Perfetto, guardate, è stato rifatto completamente da nuovo. Nessuno si accorgerebbe mai della differenza. Pulite bene all'interno i pezzettini di gomma che si sono depositati e la parte più difficile è stata terminata. Ok, adesso che abbiamo terminato, diciamo, la parte più difficile, andiamo a spellare, tagliamo questo pezzettino di cavo e andiamo a spellare quanto basta il nostro cavo. Spelliamo anche la guaina dei conduttori all'interno e adesso ritorniamo al nostro alimentatore o caricabatterie. Utilizzate sempre uno strumento come questo, costa meno di 10 euro ma torna veramente utile per fare questo tipo di interventi. Primo intervento da fare è rimuovere i cavi vecchi. Ricordiamoci il verso, meno e più. Ok, positivo saldato e negativo saldato. Ok, è stato saldato, adesso lo dobbiamo riposizionare all'interno. Prendiamo il cavo, lo facciamo passare nell'apposita fessura, c'è una fessura. Prendiamo il circuito elettronico e posizioniamo la scheda nel proprio binario di incastro. Eccola qua, incastrata. Il cavo è libero, vedete? Ritorna tranquillamente come era messo prima e lo potete richiudere. Ma prima di richiudere io vi do un suggerimento dal momento che è stata fatta questa modifica. Prendiamo una classica fascetta da cablaggio, quelle più piccole, e andiamo a strozzare il cavo in questo modo. In modo che, se proviamo a tirare, la fascetta impedirà che il cavo venga sfilato dall'apposito snodo di gomma. Riposizioniamo lo snodo nella sua sede. Facciamo attenzione a richiudere che nessun cavo venga schiacciato. Prendiamo la vite, la riposizioniamo all'interno e andiamo. Guardate la differenza?